Franco Brumana, buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Parliamo questa mattina di alcuni temi. Partiamo con Piazza del Popolo, progetto definitivo, la tua posizione in qualità di consigliere del tuo gruppo politico. Innanzitutto è normale avere preoccupazione per le attività commerciali che sono situate in Piazza del Popolo e che perdono dei parcheggi. Io non sono un architetto, ma probabilmente bisognava ricercare delle soluzioni che limitassero questa limitazione, questa riduzione dei parcheggi. Un'altra osservazione è che questa operazione è stata motivata con la ricerca del bello. In realtà Piazza del Popolo non è una piazza, è un luogo di passaggio. E sostanzialmente, spero che non offenda nessuno, è brutta ora e sarà brutta anche dopo, non cambierà molto. Vengono di fatto allargati i marciapiedi, gli spazi pedonali e basta. A questo punto ci si pone la domanda se i 600.000 euro che sono stati stanziati per questa opera fosse necessario spenderli o se ci fossero delle altre priorità a Legnano. Non ti piace del nuovo progetto? Ma no, ci sono alcune cose assurde, note, questa ricerca esasperata dell'arredo urbano con le panchine che guardano ferramenta o con il posizionamento delle colonnine per la ricarica delle bici elettriche, non ci sarà nessuna bici elettrica che verrà ricaricata lì. Tempo medio per ricaricare la bicicletta elettrica è 5 ore, o se la si vuole dare una ricarica momentanea è di mezz'ora, non è sensata. Il progetto in sé per sé non è che peggiora la situazione dal punto di vista estetico della fruibilità, la migliora, ma la migliora talmente poco da chiedersi se era il caso di spendere oltre 600.000 euro. Perfetto, invece in chiusura cosa ti piace? Cosa mi piace del nuovo progetto? Poco, nel senso quel poco di miglioramento che ci sarà, quel po' di verde che viene messo in più, l'allargamento degli spazi pedonali, che però lì non c'era un intasamento nella percorrenza pedonale di quel luogo, insomma.